Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre raggiungiamo i 1000 mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdere ogni giorno il video informativo qui su YouTube. Tutti i miei social li trovate in descrizione e vi ricordo la mia collaborazione con Aimcontrollers. Se volete fare un bel regalo, codice sconto in descrizione, potrete settare qualsiasi cosa nel vostro nuovo controller PS4, PS5 e Xbox. Ma buttiamoci subito a capofitto perché ci sono un sacco di notizie per voi. Innanzitutto, la Raven Software ha confermato ieri ufficialmente che la mappa classica di Verdansk, quindi quella che conoscevamo pre-Nuclear e a cui abbiamo giocato per più di un anno, non tornerà mai più all'interno di Warzone. Con l'aggiornamento inoltre delle playlist è stata anche reintrodotta la mappa Rebirth Island nelle partite classiche. E molti mi state chiedendo ragazzi in merito appunto alla struttura della mappa, alle novità. In questo video vi darò qualche curiosità su alcuni dei punti più interessanti nuovi all'interno appunto di Verdansk 84. Partiamo innanzitutto. Raven Software innanzitutto ha confermato che attualmente in Verdansk 84 sono presenti nuovi passaggi segreti e bunker nascosti, ma attualmente sono inattivi. Questi si aggiorneranno durante le varie stagioni. Uno dei possibili punti potrebbe essere quello trovato ad esempio da Jackie Pastimes a Military Base, che potete vedere appunto in immagine. Attivo Station, oltre a un miglioramento grafico esterno ed interno degli anni 80, ecco a voi una parabola satellitare sul tetto da cui potremo atterrare e sparare per ottenere un po' più di altezza in più anche rispetto ad esempio se scendiamo a Darray. Vediamo invece Downtown, che è stata aggiornata sempre in Verdansk 84. La torre ora ha ancora più interni più accessibili ed è ancora in costruzione. Questa invece è Salt Mine, che ha preso il posto di Guerri. Questo invece è un nuovo punto di interesse, un nuovo poi molto piccolo che però è stato aggiunto alla sezione nord-ovest della mappa. Old Mine in precedenza qui c'era soltanto un'area forestale, sono presenti anche gallerie esplorabili nelle miniere abbandonate. Ma vediamo subito, oltre appunto a qualche approfondimento della mappa, qualche nuovo problema. A quanto pare nella nuova mappa di Verdansk 84 è stato già scoperto un nuovo glitch che permette di entrare all'interno delle pareti e sotto l'aeroporto e sta già rendendo diverse partite ingiocabili perché ovviamente si trova in quest'area. Ovviamente la notizia scopo informativo per farvi sapere che cosa sta accadendo, ma non vi faccio vedere ovviamente come si fa il glitch. Un altro problema che mi è stato ieri segnalato è che molti giocatori su PlayStation 5 gli causano la schermata addirittura blu e non si può fare nulla neanche andando a vedere sul discorso dei filtri daltonismo e chi più ne ha più ne metta. Quindi al momento non c'è nessuna notizia relativamente appunto ad una correzione di questo prima glitch e poi ovviamente problema grafico. Vi parlo un attimo invece del nuovo fucile di precisione, lo Swiss K31, che ha messo a confronto con il Kar 89, che ovviamente è il cecchino più divertente, più maneggevole, più versatile all'interno di Warzone e non solo. L'analisi è stata fatta ovviamente da J-God, che ringraziamo. In sostanza lui dice che il nuovo Swiss K31 non è sicuramente adatto a Warzone. Testa a testa con 5 accessori contro il Kar 98 perde in velocità dei proiettili meno 12%, ratio di fuoco meno 4,5%, ADS, quindi ottica standard, quindi il puntamento meno 25%, ADS in versione ottica 4x meno 12,5%. L'unico vantaggio che si può vedere appunto in questi 5 accessori è la capacità di portare un caricatore più grande, ma a parte questo ragazzi non ci sono altri miglioramenti. Ieri la Raven, tramite un post ufficiale tramite i suoi social, ha annunciato che sta lavorando ad una correzione per i bug relativi all'evento Hunt for Adler, le cui sfide non vengono superate nonostante il loro completamento ed alcune addirittura vengono indicate fuori dalla mappa giocabile. Vi faccio vedere altre due
Zone molto interessanti della nuova Verdansk 84, il nuovo aeroporto di Verdansk, gli edifici e l'aereo, come potete vedere, ora sono completamente intatti e si potrà anche accedere completamente al secondo piano. Inoltre non c'è più l'enorme diga che blocca l'accesso alla parte nord della mappa, ora è tutto aperto e sostituito da un ponte e da summit dove vi si può accedere da diverse angolazioni. Ma vediamo invece che cosa è successo ieri sera, perché ci sono state un sacco di novità. Innanzitutto sono stati resi disponibili i doppi punti esperienza giocatore e i doppi punti arma su entrambi i titoli, quindi parlo di Cold War e di Warzone. Il tutto terminerà il 26 aprile alle ore 19 italiane. È stato rilasciato anche il trailer ufficiale italiano della Season 3 dedicata al Battle Pass, che state vedendo anche in sottofondo nel mio video informativo. Activision inoltre ieri ha annunciato il weekend gratis di Cold War, come vi avevo già anticipato 3 giorni fa. Potremo infatti giocare gratuitamente da ieri sera ore 19 fino al 28 aprile alle ore 19 al titolo di Cold War nella modalità multiplayer e zombies. Per scaricarlo vi basterà recarvi nello store della vostra console e cercare la versione gratuita. Vi aiuto un attimo: se state riscontrando problemi a trovare la versione gratuita, quindi la prova gratuita di Cold War su PlayStation, vi basterà recarvi nello store della console, cliccare sulla sezione contenuti aggiuntivi, selezionare il logo di Cold War Season 3 e in basso al centro troverete la prova gratuita da scaricare. Inoltre è stato anche attivato all'interno di Warzone il pulsante in alto a sinistra per poter appunto scaricare la versione gratuita di Cold War. Che cosa potremo fare in questa versione gratuita? Ci saranno 16 mappe multiplayer giocabili, 4 mappe multi-team giocabili, quindi 4 modalità e 4 mappe multi-team, 6 mappe gunfight giocabili e ovviamente anche la possibilità di provare la modalità Outbreak Zombies, quindi la modalità epidemia. Vi faccio vedere inoltre anche qualche nuovo bundle introdotto ieri sera. Innanzitutto il mercante di rottami al costo di 2000 Call of Duty Point, la versione traguardo al costo di 1500 Call of Duty Point è una molto interessante dedicata alla CDL, quindi alla Call of Duty League Mid Season Pack, al costo di 9,99€, contenente una skin rara per l'operatore Rivas, un progetto arma leggendario e diversi oggetti estetici. Ma ieri sera è arrivato anche un aggiornamento per quanto riguarda Cold War. Vediamo che cosa è successo. Risolti errori 95650, il 22241 e il 617 12, risolti gli errori nella descrizione della mappa Diesel e Yamantau e risolto il problema relativo alla mostra di alcune armi nel menu. Aggiunto il tasto elimina per i progetti personalizzati, risolto un raro crash relativo alla distruzione dei veicoli, ma vediamo inoltre alle armi. Sull'AK-74U incrementata la velocità di movimento, mentre invece si spara. Gli accessori sull'SMG ridotto il bonus velocità per il sottocanna Patrol, sul QBZ-83 aggiunto al bonus velocità di corsa con il sottocanna Patrol e sugli accessori degli AR, quindi sui fucili d'assalto, sui cecchini e sui tattici, risolto il bonus di corsa per il sottocanna Speed Grip. Sui movimenti, lo slide cancelling riportato al valore pre-season 3 ha aggiustato il tempo che passa nella transizione da accovacciato a sdraiato, ridotto il volume delle clip audio quando un giocatore muore nelle varie modalità. All'interno di Outbreak i lanciatori ora possono locare i nemici elite, le modalità munizioni e l'Ether Tool ora possono essere trovati in giro per la mappa ed aggiunto un nuovo cecchino che potrebbe rilasciare una raygun quando viene ucciso. Risolti anche diversi bug e glitch all'interno di Dead Ops Arcade 3, come risolto l'errore relativo allo split screen e risolto un bug per il quale i nemici non morivano dopo una caduta nella stanza del giudizio e risolto un bug relativo alla sfida Full Arsenal. Per finire, risolti i crash relativi alle sfiltrazioni. E con questo chiudiamo un nuovo video informativo bello ricco di notizie. Un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e con me appuntamento domani qui su YouTube con un nuovo TG God.